Sì, ciao a tutte e tutti. Intanto mi sembra che possiamo dire che se oltre 250 persone arrivano a Roma per discutere temi di questo tipo, vuol dire che abbiamo già iniziato un pezzo del nostro cammino, un pezzo che, l'ha già detto chi introduceva, noi lo intendiamo come un pezzo molto allargato. Cioè l'idea è quella proprio, anche sulla base dell'esperienza del movimento dell'acqua e di altri movimenti, di costruire proprio un forum per una nuova finanza pubblica. Quindi quella di oggi è anche solo una prima tappa, che pensa a un ragionamento di allargamento continuo. Che cosa stiamo intraprendendo, secondo me, in questo momento? Stiamo intraprendendo un percorso che è estremamente complicato, ma estremamente interessante, soprattutto necessario. E cioè, diciamo che in questo paese l'esperienza del movimento dell'acqua è quella che, diciamo, è andata più lontano, ma è pieno di conflittualità territoriali, sociali e ambientali che hanno tutte almeno un significato. Il significato è quello di demercificare dei beni. Cioè, dopo aver assistito per 30 anni a una sorta di considerazione di qualsiasi bene, ma della vita stessa delle persone come merce, stiamo mettendo in campo conflitti per demercificare. Ecco, noi oggi cominciamo un percorso che è un'evoluzione, che è quello, a mio avviso, di definanziarizzare la società. Cioè la partita diventa non solo quella di reimmettere ricchezza dentro il paese, perché in queste condizioni di, diciamo, politiche liberiste univoche, di vincoli monetari finanziari, l'immissione di ricchezza significa solo regalare nuove leve finanziarie esattamente alle grandi lobby dei capitali finanziari. E allora si tratta progressivamente di definanziarizzare la società, e cioè ragionare a partire da esistono dei beni che devono stare fuori dal mercato, risalire la corrente e cominciare a dire che forse anche la ricchezza sociale deve stare fuori dal mercato, che forse anche il credito deve stare fuori dal mercato, che forse anche la finanza deve essere riappropriata. Guardate che questa è una pratica sociale che dobbiamo mettere in campo in forme, in modi diversi. Oggi proporremo due percorsi, no? Quello sul debito e quello sulla cassa depositi e prestiti. I percorsi possono anche diventare altri, ovviamente, nel tempo, se costruiamo un movimento reale, diffuso nei territori, pieno di esperienze e pluralità. Ma il ragionamento è esattamente in quella direzione, è una pratica sociale, ma anche noi dobbiamo rompere la nuova ideologia. Nuova ideologia non è più quella del privato e bello, quella l'abbiamo già sconfitta col paradigma dei beni comuni, con l'esperienza del referendum. La nuova ideologia è privato e obbligatorio, cioè è il debito pubblico ve lo raccontiamo noi, ve lo raccontiamo con un'ideologia, è il vostro problema fondamentale a cui dovete rispondere facendo sacrifici, e nello stesso tempo vi diciamo che per ogni vostra rivendicazione, vertenza, esperienza, i soldi non ci sono. Noi dobbiamo rompere questo vincolo, non semplicemente, diciamo, in un modo che dice i soldi ci sono, invece che spesi così vanno spesi in un altro modo. No, si tratta proprio di scardinare, i gangli di questo modello, che ha dei vincoli europei, ma ha dei vincoli nazionali e dei vincoli locali. E allora la partita che giochiamo è esattamente in questa direzione. È un po' come, io lo dico spesso, è un po' come se i movimenti fino ad ora si sono posizionati a valle, non nel senso del teatro, devono risalire a monte. Cioè noi finora siamo sempre intervenuti dopo che qualcuno aveva preso le decisioni, dopo che qualcuno aveva destinato le risorse, e noi siamo intervenuti sugli effetti. È fisiologico questo, non è un problema. Il problema è che adesso noi dobbiamo cominciare a dire che non basta più intervenire sugli effetti, bisogna intervenire sulle cause. Dobbiamo progressivamente cominciare a dire che anche noi prendiamo le decisioni, che anche noi decidiamo dove sono le risorse e come vanno destinate. E questo è il percorso che iniziamo a fare oggi. Poi vedremo nei gruppi, ciascuno farà le proposte, perché poi è complicato, no, costruire
possiamo anche ragionare poi di strumenti eccetera. Io credo che innanzitutto noi dovremmo costruire una fortissima campagna di informazione dentro il paese, ma soprattutto per aiutare le persone non tanto a capire le cose, perché questo io ho visto anche nelle, diciamo, nei seminari che abbiamo fatto in giro, è più semplice di quello che ci si immagina. Il problema è che dobbiamo aiutare le persone a uscire dall'idea che ci sono dei santuari in cui non possiamo entrare, e cioè che il debito lo decidono, cos'è il debito e perché il debito è in crisi lo decidono altri, dove sono le risorse lo decidono altri, come utilizzare le risorse lo decidono altri. Le persone riescono a difendere nel proprio territorio quello che percepiscono come un'espropriazione, ma immaginano che quel livello non sia ancora possibile. Noi dobbiamo collettivamente costruire un percorso che renda alle persone l'idea che sia possibile esattamente intervenire, e possiamo farlo partendo innanzitutto dai territori. Per questo parliamo di auditoria locale, perché auditoria locale significa che se io voglio ripubblicizzare un servizio in un territorio non posso avere di fronte istituzioni che dicono il comune è indebitato e non ci sono i soldi, e se il comune è indebitato e non ci sono i soldi e il debito è di tutti, cominciate a farci vedere da dove arriva questo debito, cominciamo a decidere se va pagato oppure no, cominciamo a decidere come si può finanziare un territorio diversamente, decidendolo collettivamente. E nello stesso tempo dobbiamo costruire una campagna che dice che non è vero che i soldi non ci sono. L'insieme delle banche private vale 60 miliardi di euro, cassa depositi e prestiti, di soldi nostri ci sono 230 miliardi di euro. E possiamo anche dire che se il Monte dei Paschi di Siena è quello che abbiamo visto in questi giorni, beh, possiamo usare parole come nazionalizzazione senza tornare indietro dal punto di vista culturale, ma dicendo molto chiaramente che se dobbiamo mettere collettivamente dei soldi dentro la banca per salvarla, beh, allora quella banca diventa collettiva e la destinazione degli investimenti la decidiamo collettivamente. Questa è la cosa che... Io chiedo con un appello, diciamo, un po' collettivo. Cerchiamo di avere la lenta impazienza dei movimenti, cioè l'impazienza dell'essere, del considerare insopportabile la realtà presente, ma anche avere la dimensione che i percorsi vanno costruiti attraverso una coltivazione biologica senza fertilizzazione artificiale. Questa è la partita che dobbiamo mettere in campo, e cioè dobbiamo costruirla piano piano in tutti i territori, anche un po' come ha fatto il Movimento dell'Acqua, che tutti hanno visto emergere con il referendum, ma dietro c'erano anni di lavoro carsico nei territori, che quando è emerso è diventato incontenibile, al punto che dopo due anni in cui attaccano l'esito referendario, ancora la partita è aperta e io penso che la vinceremo. Grazie.